Buongiorno, grazie di essere venuti il 31 luglio alle 13, credo che sia. Vi daremo una medaglia. Tutti presenti, è prevista una medaglia premio per il coraggio, la costanza che avete fatto per venire qua. Allora, perché questo incontro? Allora, noi insieme ad ADMO, che tutti conoscete, immagino ADMO è midollo osseo, quindi donazione di midollo osseo, noi siamo la FIACOP, che è la Federazione Nazionale dei Genitori di Oncologia Pediatrica, quindi noi ci occupiamo di oncologia pediatrica. Chiaramente l'impegno comune è quello di cercare più donazioni possibili sostanzialmente, quindi l'impegno insieme a ADMO è appunto nato dal desiderio di rafforzare le donazioni. Donazioni di ogni tipo, noi chiaramente andiamo dal midollo osseo al sangue, qualsiasi tipo di donazione è fondamentale che venga data. Quindi da qui nasce questo incontro, il nostro è un accordo che con durata triennale, creeremo un gruppo di lavoro che lavorerà direttamente sul territorio, cercando appunto di sensibilizzare il più possibile ovviamente sia le strutture. ADMO ha molte più strutture di noi, credo 51 se mi ricordo bene, no, quante sono le province? Siamo 21 province, però c'è 21 regioni e in ogni regione siamo in ogni provincia. E quindi sono più, quante sono? 80 le province, 90, quante sono? Sì, sono più o meno. Noi invece abbiamo 32 associazioni, copriamo quasi tutto il territorio nazionale, anche noi perché siamo presenti in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Emilia, Abruzzo, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta. Quindi siamo presenti in molte delle regioni italiane con delle organizzazioni già qualcuna anche più di 40 anni, cioè in questo periodo stiamo festeggiando alcune associazioni che hanno 40 anni, alcune associazioni credo addirittura qualcuna 42, ed è quindi sono associazioni ormai consolidate sul territorio che praticamente hanno quasi sempre case alloggio per ospitare le famiglie dei bambini ricoverati nei reparti di oncologia pediatrica, danno supporto psicologico, finanziano tutti o quasi tutte la ricerca, cose, sostengono i reparti di oncologia pediatrica presenti nelle regioni dove ci sono delle regioni in cui è mancante completamente, credo che sia la Basilicata sola che non ha assolutamente nessun ospedale oncologico, forse pure la Val d'Aosta, però non ne sono sicuro, Basilicata secondo. Quindi praticamente noi siamo sul territorio, siamo in forza come loro, lavorando insieme, e spero anche poi di lavorare insieme con altre organizzazioni anche sempre sui territori per sensibilizzare il più possibile la gente a donare, perché è uno dei modi per non morire. Ora considerate che noi ci occupiamo di bambini, ogni anno si ammalano 1500 bambini di tumori, insomma chiamiamoli oncologici, e circa 900 adolescenti. Quindi stiamo parlando di 2400 ragazzi. L'anno scorso ci sono stati fatti 433 trapianti, quindi questo vi fa capire la dimensione di quanto sia necessario trovare i compatibili. Poi la dottoressa Malavolta sarà più precisa di me per certe cose. Insomma, noi abbiamo bisogno di sangue, abbiamo bisogno di midollo, abbiamo bisogno di tutto quello che è possibile per curare e guarire. Io mi occupo di bambini, ma curare e guarire anche gli adulti, perché cioè, ovviamente noi ci occupiamo di bambini, però loro si occupano anche degli adulti. Mi sentite? Sì. Allora, cos'è che accomuna FIACOP ed ADMO? L'esperienza vissuta di chi ne fa parte in gran parte. Quindi associazioni che nascono da un'esperienza, da un vissuto, da un dolore spesso,
che diventa qualcosa di propositivo per creare un grande sistema in affiancamento al sistema sanitario e finalizzato a dare possibilità di vite ai piccoli pazienti nel caso di FIAGOP e a tutti i malati oncoematologici e non che necessitano di un trapianto. Come diceva il Presidente, siamo un'associazione presente in tutta Italia, contiamo 590.000 soci e siamo operativi in tutte le province con una sede, diciamo, logistica all'interno degli ospedali o le case del dono. Il nostro compito è quello di sensibilizzare, storico, è quello di sensibilizzare alla donazione di midollo osseo, la popolazione in genere, in particolar modo iscrivere coloro che hanno un'età compresa dai 18 ai 35 anni. Negli anni però siamo entrati in affiancamento alle strutture sanitarie, ci occupiamo dell'iscrizione diretta del donatore tramite l'esecuzione di un prelievo salivare con i sanitari associativi, ci occupiamo della fidelizzazione del donatore perché voi sapete bene che una volta che il donatore entra nel registro può rimanere anche 20, 25 anni senza essere chiamato, ma un giorno può ricevere la chiamata. Quindi il nostro compito è quello di continuare a rinnovare la memoria di questo suo grande gesto, cioè di spingerlo a dire sempre sì, perché essendo una donazione volontaria può anche essere ritirata la volontà. Ma quando arriva questa chiamata, questa telefonata da parte di un centro trapianti, di un centro di tipizzazione, significa che solo ed esclusivamente quel donatore è compatibile con quel paziente e un suo no sarebbe assolutamente deleterio. Quindi il nostro compito è continuare a seguirli nel tempo, seguire tutte le loro, anche come dei segugi, devo dire, i loro spostamenti in modo tale che in caso di chiamata siano facilmente reperibili. Abbiamo ideato una piattaforma di iscrizione che organizza, diciamo, tutto l'iter di iscrizione a livello nazionale, che è in interfaccia con quella ministeriale, in modo tale che i dati anagrafici entrino direttamente nella piattaforma del Ministero, in modo tale che non vi siano errori di scrittura e quindi di non reperibilità del donatore stesso. Oltre a questo, siamo in affiancamento ai centri per reperire il donatore quando risulta compatibile, nell'arco di 24 ore, se possibile. In questo modo rientriamo nei 14 giorni dati dal Ministero per come linea guida, garantendo la donazione effettiva del donatore, in quanto su indicazione dei trapiantologi è sempre più frequente il trapianto fatto da donatore che proviene solitamente dallo stesso luogo del paziente, in quanto ci sono dei fenotipi particolari che rendono il trapianto sempre più efficace. Quindi la grande azione dei nostri soci, dei nostri volontari, dei nostri sanitari che sono in carico ad ADMO è proprio quello di incentivare quotidianamente questa iscrizione in modo tale da rendere il registro dei donatori di midollo osseo italiani, permettetemi il termine, competitivo in termini di efficacia. Perché questo protocollo d'intesa con FIAGOP? Beh, con FIAGOP oggi sigliamo un accordo di collaborazione che da anni che comunque esiste, quindi abbiamo sempre collaborato più o meno in diverse regioni, naturalmente dipende sempre dai gradi di espansione di entrambe le associazioni a livello regionale, ma abbiamo sempre lavorato in sinergia di comune accordo. Abbiamo pensato di formalizzare appunto questa nostra collaborazione in modo tale da siglarla, diciamo, su un foglio, ma di renderla più operativa il più possibile. C'è un fatto che a noi sta anche nelle nostre corde portare avanti, che è quello di inserire nel registro i codici genetici dei genitori o dei fratelli che non arrivano a donazione perché si trova un donatore da registro, ma quando vengono tipizzati, solitamente la loro tipizzazione fatta per un familiare non viene inserita nel registro. Questo significa buttare via risorse economiche perché una tipizzazione costa centinaia, a volte migliaia di euro e vuol dire non ottimizzare quello che si è fatto. Pertanto, in questo modo cerchiamo di portare avanti anche questa sensibilità dell'apparato appunto legislativo verso un inserimento nel registro anche di coloro che non hanno potuto donare
donare al proprio caro, perché fortunatamente, dico, si è trovato un donatore da registro altamente compatibile. Quindi ottimizziamo le nostre azioni, lavoreremo fianco a fianco proprio per far sì che quel 20% di persone che al momento non trovano il proprio fratello genetico possano avere una speranza di vita. Ad oggi circa l'80% dei pazienti adulti e pediatrici trova il proprio donatore compatibile, e noi lavoriamo in questo modo, in questo momento, per il 20% che non lo trova. Quindi incentivare la sinergia, lavorare insieme, aumentare la sensibilizzazione sia per quelle che sono le patologie oncoematologiche dalla nostra parte, e quindi ci scambiamo un po' i ruoli in questo protocollo, che sulla donazione di midollo osseo dall'altra, andiamo a ottimizzare quelle che sono le nostre azioni sui territori a favore dei pazienti. 2.000 persone all'anno necessitano solitamente di un trapianto di midollo osseo solo in Italia, e di queste circa metà sono bambini o giovani adulti, e quindi il nostro impegno è assolutamente al 100% per far sì che tutti possano avere una speranza di vita. Io sono solita dire che malati non si sceglie di diventarlo, donatori sì. E diventare donatori vuol dire investire nella salute degli altri, ma vuol dire investire anche nella propria, perché quando è capitato a noi mai avremmo pensato che potesse capitare, e questo deve essere una sensibilità nelle corde di tutti, perché la donazione di sangue, la donazione di midollo, la donazione degli organi è un grande investimento per la vita degli altri, ma anche per noi stessi. Quindi grazie davvero a tutti per essere qua questa mattina, e grazie a FIAGO per aver colto questa nostra disponibilità. 31 luglio alle 13, grazie all'onorevole per averlo consentito. Grazie ancora. Darei la parola all'onorevole Vanessa Cattoi, che oltretutto che vorrei anche ringraziare perché ci ha permesso di arrivare oggi in quest'aula. Grazie mille di essere con noi. Grazie per tutto quello che lei fa per noi. No, ci mancherebbe, per me è un onore, un piacere essere qua presente oggi a siglare questo importantissimo protocollo. È già stato descritto dai due presidenti, quindi da Paolo e da Rita, complimenti veramente, perché il fatto di riscontrare soprattutto una collaborazione, una sinergia tra associazioni è importante e fondamentale, soprattutto perché nel ruolo che anche qua oggi ricopro in quanto anche coordinatrice dell'intergruppo Insieme contro il cancro, questa sinergia e questa collaborazione tra associazioni è fondamentale e determinante, non solo per offrire maggiori servizi rivolti ai pazienti, perché credetemi, nel mondo del terzo settore, non serve che ve lo dica io, però deve essere sempre più valorizzato la capacità del terzo settore di riuscire da un lato ad assolvere le mancanze che la pubblica amministrazione o l'ente privato hanno nell'erogazione dei servizi, ma dall'altro veramente riusciamo ad avere, soprattutto in Italia, un livello di preparazione, di professionalità che si esplica e si ritrova poi anche all'interno di questo tipo di collaborazione, perché comunque si cerca sempre di dare e offrire un servizio migliore con grandissima professionalità, pur rimanendo sempre nell'ambito del volontariato. Quindi il termine importante di sinergia e del dono, perché oggi sulla locandina di questa conferenza stampa per siglare questo importantissimo protocollo, il messaggio è: insieme per il dono più prezioso alla vita. Bene, con questo gesto così importante sono sicura che si riuscirà non solo a saldare un rapporto che comunque portate avanti già da anni, una collaborazione stretta, ma permetterà di coprire quel target, quell'obiettivo che è già stato enunciato poc'anzi anche da Rita, che è quello di riuscire ad arrivare ad assolvere anche a quel 20% che ad oggi noi abbiamo scoperti, e che quindi dobbiamo dare la possibilità di avere una speranza di vita anche a chi ad oggi non ha questa grande opportunità. E il fatto, soprattutto attraverso il presidente Paolo Vitti di FIAGOP, l'attenzione soprattutto all'ambito pediatrico, perché talvolta anche a livello legislativo ovviamente noi cerchiamo di considerare sempre i macro temi, no? Quindi non si entra poi nel dettaglio, però io ritengo che invece soprattutto l'attenzione al mondo pediatrico debba essere sempre tenuta molto alta, perché è vero, in termini di casistiche noi ci troviamo con dei numeri altamente inferiori rispetto a quelle che sono tutte le altre patologie che possono essere ovviamente riscontrate dalle persone adulte, però è importantissimo cercare di tenere questa sensibilizzazione, questa informazione a livello territoriale, e su questo io l'ho già detto in altre occasioni, sono anche
assessore nel mio comune e ho anche la delega sulla parte sanitaria, ritengo che gli enti comunali abbiano la capacità di avere degli strumenti proprio di diffusione delle informazioni anche di questo tipo di attività che voi fate, che è fortissima e arriva molto di più rispetto a quello che possono essere fatti attraverso altri canali più istituzionali come le campagne di sensibilizzazione ministeriale. Quindi ritengo veramente importante e opportuno cercare di creare sempre più questa sinergia tra gli enti locali, tra le associazioni, ma un bravo amministratore locale sa benissimo che valorizzare le associazioni che ha sul territorio è un valore aggiunto non solo per lui ma per tutta la comunità, oltre che per i volontari che portano avanti un grandissimo operato. Quindi io ringrazio soprattutto voi, tutti i vostri volontari, portate veramente il mio personale ringraziamento, perché essere volontari vuol dire mettere a disposizione il proprio tempo e sottrarlo alla propria famiglia e ai propri affetti, e insomma c'è chi grazie anche a associazioni come questo lo fa quotidianamente e noi ve ne siamo veramente molto molto grati. Quindi se possiamo anche a livello politico fare la nostra parte e far presente che comunque noi ci siamo, e il presidente Paolo Viti lo sa benissimo, anche con l'intergruppo noi siamo sempre aperti e disponibili, e devo dire la verità, qua non ci sono bandierine politiche, perché all'interno dell'intergruppo Insieme contro il Cancro, del quale io sono coordinatrice, riusciamo veramente a spogliarci del ruolo partitico e essere uniti cercando di finalizzare l'azione legislativa con l'unico obiettivo di riuscire a portare a casa un risultato a favore di tutti. Quindi a disposizione anche con voi nel portare avanti questo cammino. Vi ringrazio per avermi dato la possibilità di essere qua oggi e complimenti per questo straordinario protocollo che ancora oggi si va ad aggiungere come servizi e come anche coesione e collaborazione, soprattutto in un ambito come quello pediatrico che deve essere sempre alta l'attenzione di tutti noi. Quindi grazie veramente di cuore, grazie.